So soltanto che questo bracciale mi trasmette potenza. Sono invincibile! Vita, adesso che facciamo? Pensi davvero di potermi dare degli ordini? Preparatevi per la fine. Adesso però è tornato. E sarà la vostra fine. Perché mi stai appiccicato? Proteggimi. E io ti devo proteggere? Sì. Perché tu non mi puoi proteggere? Vito, scelgo te. Sei il mio Pokémon. E che Pokémon sono? Vitasaur. Vitasaur. Attacco delle mille foglie! Ti sembra il momento di scherzare? Proteggimi! Alessio, la prima cosa che devi fare è lasciare quella bambola. No, 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 fermo! Osare toccarla! Ascolta, questa bambola ti sta dando al cervello! Parliamone! Forse tu non ti ricordi, ma Annabrut ci ha fatto diventare sonnambuli! Come fai a reggerla in braccio come se fosse una bimba? Lei è la mia bimba! È una principessa da venerare! Mi ha dato il potere, mi ha dato tutto! E la tratterò come una principessa! Secondo me Alessio è veramente impazzito! E adesso che facciamo? E me lo chiedi a me? Io che ne so, è già stato difficile con te. Figuriamoci con quello che c'ha il bracciale di Annabrut. Con tutti questi gioielli possiamo aprire un negozio di gioielli maledetti. È una bella idea, non ci avevo pensato. Smettila di scherzare! Hai cominciato tu però. Alessio, ascoltami, per favore. Togli subito quel bracciale. Getta via quella bambola anche dalla finestra. Basta che la fai andare via da questa casa. Perché non la voglio più vedere. Non ce la faccio più. Questa bambola è veramente malvagia, è orribile. Questo bracciale mi rende malvagio. Mi rende cattivo. Levalo tu. Posso? Per favore, levalo. Ma posso farlo? È ovvio che puoi. Fallo per il tuo cuginetto. Togli il bracciale. Fallo tu, mano. Toglilo tu. Ma l'ha chiesto a te! Dai, toglilo tu! Non posso fare sempre tutto io! Sei re dei vichinghi, sì o no? Sì, quindi fallo. Ok, va bene. Però non fare scherzi, eh? Allora, per prima cosa prendi quel braccio e lo metti dietro la schiena. Così, bravo. Fermo, Non fare scherzi, ok? No, non fare scherzi. Com'è che si toglie? Così. Brucia! Dannazione! Dammi una mano! Via! No, 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 fermo! Fermo! Pensavi davvero di poter togliermi il bracciale? Povero illuso. Alessio, ma perché stai facendo così? Una volta non eri così! Manu, per favore, dammi una mano! Ai, 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 ai! Ma quanto pesi? Dai, tira più forte! Aiutami! Aia! Ma cosa hai preso? La scossa o ti sei bruciato? Perché non ho capito. E certo che non hai capito! Tanto mica l'hai presa tu la scossa, compreso il brucione! Tutte e due cose ho provato! Non ho nemmeno capito che sensazione era! L'unica cosa che so è che faceva male! Vuoi provare anche tu? No. Lo sapevo io! Tu la devi smettere di farmi fare le cose brutte sempre a me! La prossima volta lo faccio io! Ecco, bravo! Stavo scherzando, ovviamente! Fa ancora male. La colpa di tutto questo è tua. La colpa è tua. Ancora non ho capito che cosa vuoi da noi. Lurida bambola. Comincio ad odiarti realmente. Basta, vai via dalla mia vita. Adesso è Natale. Un desiderio lo posso esprimere? Vattene. Vattene via da questa casa. Non ti vogliamo qui. Cosa hai detto alla bambola? Niente. Niente di che. Gli hai detto di andarsene. Hai offeso la mia regina. No, no, non volevo offenderla, l'ho invitata gentilmente ad andare via. Forse è meglio che te ne vai tu. Questa è casa mia comunque. Non importa, non è più casa tua. Adesso è casa sua. Non mi costringere a usare le maniere cattive, perché non ti conviene. Allora aspetta, se ho capito bene, lei è la regina di lui. Sì, hai qualche problema? No, assolutamente no. Volevo soltanto capire le gerarchie. Ok, abbiamo chiarito questo punto. Lei è la tua padrona. Sì, c'è qualcos'altro che devo spiegarti? Assolutamente no, chiarissimo. Aspetta, Vito, ho una domanda importante da farti. Che succede? A che ora mangiamo? Ho fame. Ma quale fame? Che qua? Qua stiamo con la bambola maledetta e tu pensi a mangiare? Ma ho fame! Perché mi trovo in queste situazioni? Non potevo nascere tipo lavandino, che non avrei avuto tutti questi problemi. Due cose dovevo fare nella vita, acqua calda e acqua fredda. No, che devo stare con questo qua che vuole mangiare! Mentre ci abbiamo la bambola lì posseduta e quello col bracciale maledetto! Questo è il tuo modo di affrontare le responsabilità. Ok, adesso ti faccio una domanda più importante. Va bene, parla, dimmi tutto. Perché non apriamo un negozio di oggetti maledetti? Cosa hai detto? Un negozio di oggetti maledetti. Ma non stai scherzando? No. Sei serio? Sì. Stavi dicendo no di nuovo? Qua si parla di affari. Di soldi! Di soldi? Con gli oggetti maledetti?
E quanto li vendiamo sti oggetti maledetti? 1 milione ciascuno. 1 milione di euro? E chi se lo compra? Sono da collezione, vedi che sono pregiati. Perché? 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 Credevo che fosse una cosa importante, invece quello mi parla del negozio di oggetti maledetti. Non ce la faccio più, Manu, mi stai facendo impazzire. Non so cosa sia peggio tra quello lì che è posseduto oppure tu che pensi al negozio di oggetti maledetti. Quindi alla fine che mangiamo? Dai, possiamo fare pure la promozione. Se ne prendi 3, te ne danno 1 in omaggio. Un oggetto maledetto in omaggio? Sì. Per esempio, possiamo regalare gli orecchini che non ti fanno sentire più niente. Gli orecchini che non ti fanno sentire più niente? Sì, perché sono maledetti e ti fanno crescere il cerume. Ma che schifo però! Ma chi ce l'ha questi orecchini? Ma che ne so, forse l'hanno brutto ce l'ha. Ma no, non pensare a queste cose. Cerca di usare la tua testolina per qualcosa di più interessante. Oppure possiamo mettere in vendita una crema che ti fa crescere i brufoli. Una crema, cioè che anziché toglierli li mette? Sì. Tu sei completamente pazzo. E questa è l'unica cosa, tu sei impazzito. Ormai l'anello forse ha fatto più male a te che a lui. Aspetta, ce l'ho! La cosa più forte in assoluto sarebbe vendere degli occhiali che ti fanno vedere cose brutte. Ma sei veramente malefico, cioè ma sei più cattivo di Annabrut. Manu, ma che cosa mi combini? Sì, tu te li metti e vedi Vito. Che c'entro io? Tu sei una cosa brutta. Io brutto? Allora questi occhiali non sono maledetti, perché se ti fanno vedere me, ti fanno vedere una cosa bella. Sei cattivo, lo sai, vero? Bella verità. Grazie, mia regina, per questo splendido dono che mi hai regalato. Ne farò tesoro. Distruggerò tutti coloro che proveranno a fermarci. E insieme domineremo il mondo. Toglilo! Non ti fa bene! Non sono mai stato meglio. Eri diverso! Appunto, ero peggiore. Ero sbagliato. Però se proprio mi vuoi come prima, perché non provi a toglierlo di nuovo? No, non ci tengo. Sì, dai. Non ci tengo, grazie. Stai pensando a una soluzione? Sì. E che hai trovato? Niente. L'ho trovato. Adesso so come deve andare questa storia. Tu troverai una soluzione. Io la devo trovare, la soluzione? Sì. E chi io? Che già sono impegnato con i compiti. Ma cosa c'entrano i compiti qui? C'entrano. Perché mi fanno stressare molto. Pensa, Vito, pensa. Ok, ho capito che su Manu non posso contare. Su Ale nemmeno, visto che è posseduto. Pensa, trova una soluzione. Come hai sempre fatto. Vieni qua, abbracciami, abbracciami. Perché? Tu sei un genio. Lo so. No, non lo sai, tu sei un genio, però te lo dico io. Perché sono un genio? Sentiamo cosa ho fatto. Involontariamente tu mi hai dato la soluzione per togliere il bracciale ad Ale. Sì, finalmente! Dimmi tutto, a bassa voce però, se no ci sente. Cuginetto, come ai vecchi tempi, ti va di discutere di affari? Affari di che? Di soldi. Tanti soldi! È la prima cosa sensata che mi hai detto oggi. Ti piacerebbe fare qualche soldo in più? È ovvio. Allora, senti un po', mi è venuta un'idea geniale. Lo vedi quel bracciale lì? Tu non hai idea del valore inestimabile che questo bracciale ha. Che intendi dire per valore? Soldi! Tanti soldi! Tanti! Ci sarebbero persone in grado di sborsare 1.030.000.000 di euro per questo bracciale! Hai capito? Possiamo diventare ricchi! Voglio almeno il 70%. No, ma dai, 70 è troppo, facciamo 50 e 50. Il bracciale è mio, 75%. C'è qualche problema? Che dici, Manu? 25% per tutti e due va bene, sì o no? No, 25 è poco. Di più! Stai zitto! Vuoi fare a me? Ok, perfetto, ci sto. 75% tu, 25% noi. Adesso l'unica cosa che devi fare è darmi il bracciale. Quindi dammi il bracciale così lo vendiamo all'acquirente. D'accordo. Qui, qui. Dallo a me, dallo a me. Perfetto, eccolo qui. Sì, sì, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, dammi 5! Sì! Oh, oh, Ale! Stai bene? Alzati! Alzati, Ale! Ti prego, stai bene? Stai bene, Ale? Non proprio. Che succede? Finalmente sei di nuovo tu! Quanto sei bello! Sì! Lo so, so di essere bello. Ah, testa! Tranquillo, adesso ti riprendi, siediti subito, dai! Grazie alla mia idea, ce l'abbiamo fatta! E adesso faremo molti soldi! Dammi subito questo bracciale che non faremo proprio niente! Perché non dobbiamo fare soldi! Era tutta una scusa, hai capito? Però con questa scusa siamo riusciti a tirare fuori Alessio dai guai! Grazie alla mia super idea! In poche parole, eri sotto l'effetto di un bracciale malvagio che Annabrut ti ha dato. Sul serio? Non mi ricordo niente! Lo immaginavo, ma purtroppo sono gli effetti di quegli oggetti maledetti che Annabrut ogni tanto ci regala. Potremmo aprire un negozio! Basta con questo negozio!
Basta che già ci ha pensato quello! E dire, cari vichinghi, sono veramente felice di aver risolto la situazione. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando di spolliciare come i vichinghi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere anche voi dei piccoli vichinghini. Noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao! Wow!